Thank you.
vento ai nostri compri un dio di nuovo eterno affinti questa terra spinti ai tre d'inceso qual voce imposta dentro il mio corpo avverrà Dunque sotto
apprendilo, è il figlio dell'altero falso, il tuo signore. Addio, pur intendessi, ehi, m'ha spezzato il come on.
rimasti. E ragione è dunque smarrita. Signor, quell'esaltato capo voi conoscete. La duchessa intanto mi segue. Ti richiedo bravo. Marrire, tu mio figlio, tu soltanto sì. La tua felicità non sai quanto mi costi. Io di lieto annunzio, Federica in breve sarà tua sposa. Otello, insieme cresciuti nel tetto io stesso, più di te per cuore apprezzarti potria. Come l'offerta che la tua man le feci, ebra di gioia mi rivelò, che la
fiamma, pria che il paterno comando al duca la stringesse. Come è perduto? Tra l'armi è spinto quel guerrier panuto, il nome di Rettaggio a lei ne resta, a lei cui manda vita, forge la giusta donna e preme il trono di Lavagna. Il parco s'apre te della corte. Ambizio se moglie, non alimento in parte dopo. In questo debil cuore trema, il guardo mio non scenda. Io voglio a te scoprirlo. Saci, è la duchessa. Oh padre! Adesso moviamo, quindi le nozze, che eternamente spetta. E credi, e speri! Obbedisci, son leggi miei voleri. Caccia intanto fretterò. Modesti. Oh!
Oh,
alter figlio, qual comanda il padre e stringer s'appresta splendide nozze. Dal castello io vengo, giunta è la sposa. Per questa dolore assisa, del mio petto un giorno caprì, ben detto io. Luisa non temere, non furono bugiarde le promesse di questo labbro. Il velo ben becco è tolto, ma cangiato il nome è sempre il cuor lo stesso. E intendi? Oh, pardisce, padre, offeso nell'ora.
cagiano blesso, d'un so parvo alla clemento. O quel dì Oh, my God.
consiglio. Se tu diletto l'abile, tu rimarrai col Dio. Trema sera con gli uomini, sarà dall'altro mio. Come giungesti ad essere con te di volte? Io, Rodolfo, non avessi a te lasciate il libero. Meine Damen und Herren, es folgt nun der zweite Akt der Oper Luisa Miller von Giuseppe Verdi. Ihr melodramatisches Element ergibt sich äußerlich auch darin zu erkennen, dass die drei Akte durch Titel charakterisiert sind. L'amore hieß der erste Akt, die Intrige oder die Kabale heißt der zweite. In ihm vollzieht sich jene Entwicklung, die zum tragischen Ende führen wird. Aufgeregt berichten die Bauern Luisa, ihr Vater sei in Ketten gelegt worden. Wie von ungefähr tritt der intrigante Wurm hinzu und bietet sich als Retter des alten Miller an. Luisa muss nur einen von ihm diktierten Brief schreiben und unterschreiben, mit dem sie erklärt, dass sie immer nur ihn, Wurm, geliebt habe und dass sie in der kommenden Nacht mit ihm fliehen wolle.